Ciao, volevo farvi vedere velocemente come operiamo nella prima potatura verde, quindi nella scelta dei germogli. Qua siamo su una varietà complicata, più che altro complessa nella gestione dei suoi singoli germogli, in quanto potete vedere che subito nella fase iniziale ricaccia in modo molto abbondante. Questo è il timorasso, siamo su un guaiot che stiamo cercando di allevare bilaterale con due speroni. Quindi la prima cosa da fare qual è? Intanto individuare il sistema di allevamento, dopodiché verificare gli speroni. In questo caso avete lo sperone alla mia destra e alla mia sinistra, dopodiché tutto quello che è superfluo sulla testa va eliminato velocemente per evitare che ci siano dei tralci o dei germogli non utili sia nella gestione dell'annata che nella prossima potatura secca. Quindi con guanti e forbici iniziamo il nostro lavoro. Vedete, dal mio lato procedo con la pulizia fino ad arrivare con attenzione allo sperone, a cui non vado a togliere nessun germoglio. L'unico lavoro che vado a fare è eliminare le foglie basali. Vado sull'altro lato, ricerco la posizione dello sperone e con attenzione e con l'ausilio delle forbici proseguo con la massima attenzione nella sua pulizia. Dopodiché vado sul capafrutto, elimino i doppi germogli . Questo lato è definito, proseguo sull'altro lato, vado ad eliminare anche qua i doppi germogli in modo attento e puntuale. Questo è un caso in cui abbiamo due capi a frutto, perché abbiamo cercato di sfogare la pianta e soprattutto il vitigno timorasso nella sua vigoria. Vado ad eliminare anche dei germogli sul capafrutto per evitare futuri affastellamenti. In questo modo la pianta è praticamente completata per il suo primo passaggio. Ci vedremo al prossimo video.